Uno dei trattamenti più richiesti è la rimozione laser dei tatuaggi. Il trattamento, un gold standard per la rimozione dei tatuaggi, è un trattamento che viene effettuato con un laser che si chiama laser cosducciato. Con questi tipi di laser cosducciati riusciamo a ottenere dei risultati in tempi più rapidi e più brevi rispetto ai laser di una volta, in quanto riescono a liberare delle energie di potenza maggiori in tempi molto più rapidi. È possibile rimuovere vari tipi di pigmento, non solo il classico colore nero, per esempio in gran parte dei tatuaggi, ma anche il rosso, il verde, l'azzurro, grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi tipi di trattamenti al laser di ultima generazione, riusciamo ad ottenere dei risultati molto importanti. La rimozione di un tatuaggio con un laser cosucciato dipende da vari fattori, in particolar modo dalla grandezza, dal tipo di pigmento che è stato utilizzato, dal grado di assorbimento del pigmento. Di solito sono necessarie da un minimo di 3 a un massimo di 10-12 sedute per la rimozione di un tatuaggio. Tutto questo dipende dal tipo di pigmento che è stato utilizzato. La frequenza delle sedute viene effettuata di solito a distanza di 45-60 giorni l'uno dall'altro. Non è un trattamento completamente indolore, motivo per cui io di solito faccio applicare una crema anestetica un'ora prima della seduta, in occlusiva, in maniera tale da abbassare la soglia del dolore post del trattamento. Una seduta di rimozione laser tatuaggio può durare da 10 a 30 minuti. Dopo il trattamento laser prescrive un unguento antibiotico da applicare in sede alla mattina e alla sera per 8-10 giorni. Si creeranno delle manifestazioni crostose degli arrossamenti che potranno perdurare per 8-10 giorni successivi alla seduta laser. Il consiglio è sempre quello di non iniziare un ciclo di trattamenti laser cosmetici per la rimozione dei tatuaggi prima di 3 mesi da quando è stato effettuato il tatuaggio. Consiglio inoltre di non eseguire il trattamento laser nel periodo estivo, in quanto i raggi solari possono creare un'iperpigmentazione nel tessuto precedentemente trattato con laser cosmetici. In conclusione, consiglio sempre l'utilizzo di laser cosucciati di ultima generazione, in quanto ci permettono di ottenere dei risultati esteticamente validi senza creare danni a livello del derma.